Ragazzi, io sono MattiOver e anche oggi siamo in un nuovo video. Sì, oggi vi porto un video strano perché mi sono fatto una domanda. Che cosa, o meglio, che roller coaster ci starebbe meglio a Gardaland nel 2019? Perché dico roller coaster? Perché ho letto una fonte in cui dice che ci sarà un roller coaster a Gardaland nel 2019. Quindi ho fatto delle ipotesi e vi dico che ipotesi ho fatto. La prima ipotesi che mi sono fatto è un roller coaster molto molto carino per chi ama le attrazioni quelle belle forti. Cioè lo stand up coaster. Cos'è? In poche parole è un'attrazione in cui le persone in cui saliranno staranno in piedi. Sì. Quindi tu ti devi fare tutta la fila e poi devi stare ancora in piedi, certo, perché io sono molto intelligente e farò quell'attrazione. Ci starebbe bene a Gardaland, però il problema è dove lo faranno, perché a Gardaland c'è rimasto pochissimo, pochissimo spazio per fare l'attrazione. Quindi o tolgono un'attrazione e fanno lo stand up coaster, oppure salta l'ipotesi che mi sono fatto. C'è il suspended coaster. Il suspended coaster è un inverted coaster. Cos'è un inverted coaster? Blue Tornado. Blue Tornado, però, questo tipo di montagna russa è senza inversioni, quindi un inverted coaster senza inversione, quindi ci starebbe molto bene. La terza ipotesi che mi sono fatto è uno shuttle coaster. Lo shuttle coaster è un'attrazione, in cui parti normalmente e poi torni indietro, semplice. Però c'è un altro problema, sì, questo video sarà pieno di problemi. Il problema è che c'è già a Movieland, cioè Diabolic in Vertigo. La quarta ipotesi che mi sono fatto, e qua già andiamo sul merito, un junior coaster, cioè un'attrazione per i bambini. Ci sta come idea, però come ho detto negli scorsi video, ci sono troppe attrazioni, sia per bambini sia per grandi, quindi vabbè, la vita è così. Una quinta ipotesi, e sicuramente per me, ma per me la faranno, è un family coaster. Cos'è il family coaster? Family coaster, lo dice pure la parola, è una montagna russa per la famiglia. Quindi a Gardaland ci starebbe molto molto bene, appunto, perché ci sono poche attrazioni per la famiglia. C'è il Mammut, però cioè, vogliamo qualcosa di nuovo, un family coaster nuovo. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo bellissimo video e ciao Shuri!